Hello bad guys, benvenuti in questo nuovo video. Dopo il video sulla guida di Edison, che sta andando abbastanza bene da quel che vedo, ho deciso di tornare un po' con un unboxing, giusto per, diciamo, non voglio dire variare, però per spezzare un po' prima di portare, diciamo, altro contenuto Edison. E dato che appunto DUSA mi era piaciuto un bel po' come espansione quando ho fatto l'unboxing l'ultima volta, ho deciso appunto di ricomprare qualche bustina, ne sono di nuovo 24. E niente, è vero che magari non posso andarci a riguadagnare, però appunto le carte mi piacciono e anche sti cazzi, oserei dire. E oltre a questo vorrei farvi vedere l'acquisto vero e proprio dell'ordine che, eccolo qui, lui merita 8.000 mi piace solo questo qui. No, scherzo, vabbè. Poi vabbè, ho preso altra roba, tipo, eccoli qua, un po' di Deathbox di Nintendo, se magari non sfascio la postazione, eccoli qua, giusto così, e qualche carta singola, e vabbè, che stanno qua dentro, che sono state impacchettate veramente da Dio. Allora, quindi senza perderci in altre chiacchiere, io comincerei ad aprire dicendo le mie classiche cavolate. E allora, prossimo video che farò. Allora, come avete potuto magari notare dal video dell'Edison, diciamo i contenuti che voglio portare. Ecco, vabbè, mi comincio già. Formula sincro già mezzo. Io, vabbè, dai, partiamo abbastanza spediti. Vorrei portare qualche decklist di Edison e magari qualche approfondimento del meta. E comunque sia, l'obiettivo vero di sto video, in veritas, se devo essere sincero, è perché vorrei trovare il terzo Red Ice, perché ne avevo trovati due la volta scorsa. E qui, Cyber Drago, quello onesto, ora abbiamo anche il set del Cyber Drago, perfetto. Diciamo, mi metto le più importanti qui e quelle un po', non voglio dire più schifose, però. Però diciamo quelle meno importanti almeno al primo impatto. E stavo dicendo, quindi volevo trovare il Red Ice, il terzo Red Ice da Dusa e la terza tour, se riusciamo. Un Blazar, un Blazar. Oh, Uria. No, a me manca Amon, a me manca Amon. Oh, un mago della fede, figo. E Uria. Ok. Diciamo che a me non farebbe schifo nemmeno l'Amon, per quanto magari possa valere poco, però ripeto, è giusto per mero collezionismo. È vero che non è l'edizione più prestigiosa e tutto, però ci tengo ad avere giusto le bestie sacre. Un Royal Decree e un Dark Law, fighi. Cioè, manco le sapevo tutte le carte del set, manco le so, quindi diciamo potrei sorprendermi ulteriormente. Ma onestamente manco il GD che ho trovato l'altra volta, il Judgment Dragon, mi farebbe un po' schifo, eh. Vero mamma Konami? Oh, ma che siamo messi d'accordo, vai. Secondo te, a questo punto facciamo il 7, ma io sono, diciamo, colpito dalla maledizione del non puoi avere il set completo. Potevi comprarti le carte singole? Sì, però diciamo, ho voluto, diciamo, gustarmi lo spacchettamento perché sono anni che non li faccio. E diciamo mi mancava un sacco farli. Esiste il Veiler e anche la Pod qua dentro, ma io sono esterrefatto, sono veramente esterrefatto da questa espansione. Ne comprerò altre? Oh no, non disiamolo, signor Destino, stai calmo, eh. Che qua il portafoglio fa male, che già o in serbo un altro unboxing. Necrole. Il Solemn Warning. Porca troia. Cioè, ma è grossissima questa espansione. Cioè, raga, voi potreste dire, ma le carte non valgono un cacchio. Però io sono esterrefatto perché ai tempi sta roba costicchiava. Cioè, questa qua soprattutto, il Solemn Warning. Cioè, Ultimate era tipo 50 l'uno, se non 60. Toto, Mirror Force e un altro onesto. Abbiamo l'onesto. E poi ragazzi, per chi appunto magari è nuovo del canale e si
si sta approcciando ad Edison, vi consiglio magari di vedere l'ultimo video, appunto, che è quello inerente alla guida, anche perché in queste bustine ci sono tante carte in merito a quel formato. Il secondo Blue Eye, speriamo di trovare il terzo. Ecco, l'ho detto e non appare più. Però del nostro amore ancora nessuna traccia. Avevo anche bustine qua protettive pronte, ma sono sotterrate dai deck box che vi ho fatto vedere, quindi sono stato un po' cretino. Brionac è un laghia, ma si vedono le carte? Sì. Magari non confondo le bustine che ho aperto con quelle ancora da aprire. E Edison, che devo dire in merito ad Edison? Perché io ho la memoria da piccione. Ah sì, quella roba pica. Un Gale e un Gizarus. Vabbè, il terzo ci serviva. Vero che li preferisco super. Però Maremma, che macello. Proprio amore per le carte zero. Niarmids, se devi essere tipo quei maniaci collezionisti per come. Cioè, oddio, non è che le sto trattando male, sto solo mettendoli sul tappetino, però le sto buttando uno sull'altro. Quando invece dovrei tipo spostare e mettere nella bustina, sarebbe la cosa più corretta. Quindi ragazzi, non mi imitate, mi raccomando. Un altro Veiler, mamma figata. Figata enorme, però, signori, datemi almeno il terzo di qualcosa che sto a cercare. Tranne l'Honest Cyberdrago, visto che già l'ho trovato, come c'è un altro Cyberdrago, volete vedere? 3, 2, 1. La Soul Charge, non la giocherò mai in Edison, perché non esisteva. Però il Mago Nero è figo. Il Mago Nero è figo, però non ne voglio più trovare, perché il playset di quello non me ne frega. Cioè, per quanto sia figo il Mago Nero, onestamente, fra i due intendo l'oro. Ho sempre preferito il Lois. Tiè. Oh, ma io sono stronzo in culo però, eh. Scusate la volgarità, però, che cacchio, mo' l'ho detto, non voglio trovare il 3 per, mo' lo trovo, giusto, fa tutte le carte di cui potevo prendere il 3 per, il mago nero. Tacci sua, oh. Oh, questa è figa, questa pure, anche se ho già trovata l'altra volta. Però la pod va bene, dato che già la giochicchio a due nel formato Tengu Plant. A proposito di Tengu Plant, se volete fare un altro video di approfondimento come per quello di Edison, anche se il mio interesse primario, più che fare un'analisi del formato Tengu Plant singolo e basta, è fare proprio un confronto tra Edison e Tengu Plant e magari analizzare il pro e il contro, però so che richiederà un bel po' di. E basta, sono fighe, sì, però io. Quanti pack mi mancano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Datemi sto cacchio di 3 dice. Che cacchio, 5 per 8, 40, 44. Vedete che non trovo né 3 dice né tour. Ah, il Goyo Guardian che l'altra volta mi lamentavo che non lo trovo mai. Che l'ho dovuto comprare singoli, ne ho tipo 4 che non sapevo fosse in questa espansione prima, cioè non sapevo manco l'esistenza di questa espansione che mi ero avvicinato appunto al gioco da poco. Oh, almeno il GD, dai, GD è il mago della fede, questo è buono per GOT. Ecco, a proposito di GOT, per quanto magari possa sembrare economico, secondo me non lo è in un certo senso. Oh, è figo come formato, eh. Anzi, io mi diverto un sacco a guardare i video, però non so se ci giocherei perché uno non sono abbastanza confident con il meta. Mi auguro di Dio, not bad. Con il meta, però dici giustamente uno impara e basta, basta che ti diverti, secondo me, quello è il punto. E due appunto secondo me è costoso perché certe carte costano veramente tanto. Cioè, probabilmente ce ne avrò pure alcune. L'altro warning è un pachicefalo. Raga, io sto a piangere. Sto a piagne, come si dice a Roma. Che non ho trovato le due carte che tanto desideravo e oppure doverle comprare singole. O forse prendiamo gli altri pack.
Cosa? Cosa? Basta! Dio di odio, rana degli alberi! Sei forte, mi piacevi da piccolo, ma ora mi stai proprio... Ecco. Mi stai proprio sulle noci degli alberi. E non di altro. Le noci è da me. Mannaccia! Oh, lo sto cercando un disperato. Allora apriamo prima. Dai, ti tengo per ultimo. Però mi devi dare soddisfazione almeno bustina col Blue Eyes. Suspense. Basta, exit, basta, che manco li devo giocare questi perché sono nel periodo che non mi interessa, per quanto l'ho giocato lo stesso. Tu, dammi una gioia. Oh, dimmi una gioia, tu, da dietro. Posso dire, è la tour, ma non la troverò mai. Vai, ci accettano scommesse del tipo, prima che ovviamente continuate il video, troverò la tour. Troverò il Red Ice, che spero. Non troverò nessuno dei due. Scrivete nei commenti e do un bacino al... a quello che azzecca. Tanto, nessuno dei due, va? Che è sto coso? Ma vaffanculo. Ah! Il terzo Blue Ice, però. Vabbè. Questa pure, la terza, almeno c'ho il 3 per... Diciamo che è andata abbastanza bene pure stavolta, se vuol dire, però non ho trovato né Amon, né la Tour, e né il Red Ice. Lasciatemi un cuoricino nei commenti perché sono molto triste per questa cosa. Mannaggia Kaius. Scusate, non c'entrava nulla. Comunque ragazzi, questa era la unboxing. Mi immaginate, ho saltato il Red Ice fra queste carte, o mi vorrei illudere, ma so che non sarà mai vera sta cosa. Comunque sia, io al prossimo video penso farò qualche decklist e sicuro un'altra unboxing, magari non di Dusa, ma di un'altra cosina che non è uno degli ultimi box, sarò sincero. Sono sincero, cioè sono sempre stata una persona sincera. E sarà, come si chiama, uno dei pack sempre un po', diciamo, non retro format, però vintage, ecco, mi veniva la parola giusta. E erano due Blue Eyes che avevo trovato, e due maghi neri maledetti. E niente, magari Dusa lo prenderò qualche altra volta in futuro. Io vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto. Lasciate sempre un mi piace, un commento, se appunto gradite il formato, il tipo di video, ecco. See you next time.